Abbiamo qui Licia Troisi che esce con Pandora per Mondadori e ti chiediamo, tu sei la beniamina di tantissimi ragazzi, non solo, e come li catturi nell'attacco dei tuoi libri? Che importanza dai alle prime 10 pagine? Allora, io cerco sempre di cominciare i miei libri con un prologo all'interno del quale do dei elementi sulla trama che però risultino un po' misteriosi. Ad esempio Pandora, il mio ultimo libro, è ambientato completamente a Roma, ma le prime pagine, il prologo, sono ambientati nell'antica Cartagine, ai tempi della distruzione, quindi alle guerre puniche. C'è un legame, ovviamente, mi piace che questo legame venga in qualche modo ricostruito dal lettore mano a mano che procede nella storia. E quindi tu stai facendo anche di nuovo una saga, tu sei, diciamo, molto brava a iniziare cose che continuano. Come colleghi il primo libro di una saga che è in programma uno con l'altro? Allora, io, diciamo, ho due filoni. Da una parte ci sono i libri più propriamente fantasy classico e in quel caso in realtà la storia è unica, quindi semplicemente si sviluppa sull'arco di più libri, ma è come se fosse una serie televisiva in cui la cosa più importante è la trama orizzontale, quindi semplicemente proseguo la storia. Nel caso invece, ad esempio, di Pandora oppure La ragazza drago, ci sono delle singole storie per ogni volume e poi un legame, una trama, diciamo, orizzontale che si sviluppa un po' più lentamente di volume in volume. Quindi il legame è un po' più sottile nel caso di Pandora. E tu sei veramente la beniamina anche dei nostri figli che sono venuti a farsi firmare la copia del nuovo libro. Ti ringraziamo molto. Licia Troisi per prime10pagine.it. Grazie.